Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quenty Channel. Oggi sono qui con questo nuovo video, con un video che mi avete chiesto in tanti di fare, ovvero come fare soldi su GTA Online oggi. Ebbene ragazzi, ultimamente la Rockstar Games sta bannando tutti i profili moddati e molti di voi si stanno ritrovando senza soldi. Tutti i miliardi che avevate prima ora purtroppo non ce li avete più, e adesso bisogna prendere qualche iniziativa per raccogliere qualche milione di dollari in modo legale, ovviamente su GTA Online. E qual è il miglior metodo per fare tanti soldi su GTA Online? Bene, in questo video vi darò qualche consiglio per fare tanti soldi in poco tempo su GTA Online. Ovviamente non aspettatevi glitch o cose simili, tutto ciò che vi dirò sarà tutto legale come davvero giocatore di GTA Online. Bene, iniziamo subito. Allora, la cosa che vi consiglio di fare ragazzi è, ovviamente non è rivolta a tutti questa cosa, ma è rivolta soprattutto a chi gioca da tanto tempo su GTA Online, conosce bene GTA Online e ha dei buoni amici pro su GTA Online. Vi consiglio infatti di fare il Criminal Mastermind Challenge. Per chi non conoscesse questa challenge, consiste nel fatto che dovete completare tutte le rapine di GTA Online con lo stesso team, quindi vi fate una squadra. Se avete una squadra ragazzi ben forte, vi consiglio di fare questa challenge e dovete completare appunto tutte queste rapine di GTA Online senza morire mai, compresi i vostri compagni. Alla fine, se non morirete e completerete queste missioni, queste rapine con la stessa squadra, otterrete un bonus di ben 10 milioni di dollari. Avete capito bene ragazzi, 10 milioni di dollari. Quindi se siete bravi a giocare e avete una squadra molto forte, cosa aspettate ragazzi? Fatevi queste rapine su GTA Online e ovviamente alla fine otterrete questo bonus di 10 milioni di dollari a testa, che devo dire sono veramente tantissimi. Quindi un metodo molto facile per chi sa giocare. Per chi invece non sa ancora giostrarsi, lo sconsiglio di fare, magari vi consiglio prima di allenarvi eccetera. Potete anche essere bravissimi, ma se non avete per esempio un team, una squadra forte, è impossibile fare questa challenge, anche perché ci sarà sempre qualcuno che morirà anche all'ultimo minuto. Questo è il primo consiglio che vi do. Ma adesso passiamo ai, diciamo, metodi più efficaci, ai metodi più, diciamo, accessibili a tutti quanti. Negli ultimi mesi ragazzi sono usciti tantissimi DLC che vi danno la possibilità di fare parecchi soldi su GTA Online. Abbiamo avuto per esempio il DLC di acquisto e vendita merce, abbiamo avuto il DLC dei centauri, in cui potevamo acquistare magazzini nei quali produrre droga, erba e quant'altro, e inoltre abbiamo avuto anche l'ultimo DLC bomba, ovvero import and export, in cui possiamo appunto importare ed esportare auto lussuose. Ma con questi DLC quindi, diciamo, il meccanismo è stato sempre lo stesso, ovvero acquistare magazzini e poi dedicarsi all'acquisto e vendita di beni, auto e quant'altro. Ma se avete fatto ragazzi parecchi soldi su GTA Online, tipo avete circa 2, 3, 4 milioni che vi siete fatti attraverso attività, gare eccetera, e non sapete come investire questi soldi, perché molti di voi mi chiedono per esempio: ma è più conveniente importare ed esportare veicoli, oppure importare ed esportare merce, oppure acquistare un magazzino dove produrre droga per esempio? Quindi ragazzi, ci sono un sacco di attività che possono portarvi a fare tantissimi soldi, ma queste attività stesse vi porteranno comunque sia ad investire parecchi soldi. Tipo, basti pensare che già un magazzino costa sui 2 milioni. Inoltre, per acquistare il magazzino devi comunque sia comprare un ufficio. Per comprare un ufficio devi spendere di nuovo circa 1 milione qualcosa. Quindi diciamo che bisogna sempre partire da un budget di 2 milioni.
milioni circa per iniziare la vostra attività illegale su GTA Online. Bene, considerando tutte queste attività, prendendo in considerazione per esempio il DLC Centauri, io vi sconsiglio di acquistare, ragazzi, un magazzino per vendere droga. Certo, ragazzi, potete fare tanti soldi, si possono addirittura fare circa 200-300 mila dollari, ma ci vuole veramente un sacco di tempo e tante spese. Basti pensare che, per esempio, acquistando un magazzino dove per esempio si fa la droga, bisogna acquistare il personale, bisogna acquistare i rifornimenti che costano 75.000 dollari ogni volta, oppure potete tranquillamente rubarli, ma se voi rubate i rifornimenti vi porterà via tanto tempo. E se siete per esempio giocatori che giocano GTA Online occasionalmente, oppure soltanto nel weekend, oppure soltanto un'ora a settimana, eccetera, ovviamente non vi sbrigherete mai ad ottenere tanti soldi. Quindi diciamo che vi sconsiglio di utilizzare il metodo tra parentesi Centauri, anche perché poi anche la vendita di questi beni porterà via tanto tempo, dovete avere una squadra che vi aiuterà nella vendita, eccetera. Quindi diciamo che il tempo è anche tanto, e inoltre diciamo i profitti che si possono guadagnare possono essere tanti come possono essere anche pochi, quindi dipende anche da quanto giocate voi, eccetera. Io sinceramente vi sconsiglio di acquistare un magazzino all'interno del quale si fa appunto la droga, oppure si fa per esempio si produce erba, eccetera. Io ve lo sconsiglio, anche perché poi bisogna pagare il personale. Comunque sia, ci sono tantissime spese. Se volete sapere di più riguardo tutto ciò, potete, ragazzi, andare a vedere nella playlist del mio canale riguardo il DLC Centauri, tant'è vero che ho fatto proprio tanti video che riguardano tutti questi magazzini, eccetera. Per quanto riguarda invece la seconda opzione, sarebbe quella dell'acquisto e vendita di merci. Questo diciamo è stato il primo DLC proprio ad avere questo meccanismo di acquisto e vendita, e devo dire che sinceramente anche questo ve lo sconsiglio, in quanto per acquistare merci, ragazzi, bisogna ogni volta fare una missione, ovviamente dovete prendere i pacchi, portarli al magazzino, eccetera. I pacchi dovete prenderli ovviamente con una squadra, quindi dovrete avere amici con i quali giocare. Inoltre, ragazzi, vi consiglio una cosa: se fate queste missioni dovete prima riempire tutto il vostro magazzino, così in modo tale poi da vendere tutta insieme la vostra merce e guadagnare di più. Questo metodo, ragazzi, in parte ve lo consiglio, in parte ve lo sconsiglio, perché comunque sia è molto più remunerativo l'ultima opzione, ovvero quello di importazione ed esportazione auto. È vero, ragazzi, dovrete comunque sia acquistare un ufficio, dovrete comunque sia acquistare un magazzino, ma anche in precedenza dovete fare queste spese. E devo dire che per il DLC import ed export i magazzini per auto, eccetera, non sono molto costosi, a differenza invece di un magazzino all'interno del quale per esempio fare droga. Perché se io compro un magazzino all'interno del quale devo produrre cocaina, devo comunque sia tenere presente diverse spese aggiuntive, tipo il personale, tipo la ristrutturazione del nostro magazzino. Mentre invece riguardo l'ultimo DLC import ed export, l'unica cosa che mi serve è il magazzino, e poi, ragazzi, avviare direttamente le attività acquistando e ovviamente vendendo auto. Quando dovrete rubare un'auto i costi non sono neanche molto esagerati, ovviamente dipende anche da come guidate, perché più, ragazzi, incidenti farete, più saranno i danni alla vostra auto e quindi più saranno i danni che dovrete pagare. Ma comunque sia non si raggiungerà mai un danno di tipo 100.000 dollari, quindi diciamo che i costi sono sempre limitati. Inoltre poi vi consiglio appunto di riempire il vostro magazzino di auto e poi venderle con i vostri amici, e devo dire che le vendite sono molto remunerative. Inoltre le modifiche
non vi portano neanche tantissimi soldi, perché dovete sapere che le modifiche le dovete comunque sia fare alle vostre auto per poterle vendere, e le modifiche non sono neanche tanto costose, diciamo. Quindi non tenete presente per esempio le modifiche che fate alle vostre auto personali, dove se ne vanno via milioni. Qui invece, ragazzi, non se ne vanno tanti soldi. Voi potrete decidere di modificare, ragazzi, la vostra auto con modifiche standard, dove spenderete in base all'auto diversi prezzi, ma sempre, ragazzi, limitati, tipo sui $10,000 eccetera, oppure fare modifiche di lusso che vi potranno portare via tipo, non so, 15, 16, $20,000, e diciamo all'incirca i prezzi sono sempre questi. Oppure potete anche decidere di non effettuare nessun tipo di modifica, ma ovviamente maggiori saranno le modifiche e maggiore sarà il guadagno. Quindi, in generale, dopo tutto questo discorso, cosa vi consiglio, ragazzi? Non vi consiglio assolutamente l'acquisto di magazzini per produrre erba e quant'altro, non vi consiglio l'acquisto di magazzini per merci, ma vi consiglio di fare le missioni di importazioni ed esportazioni, che sono molto veloci da fare, molto divertenti da fare, più facili da fare. Potete anche farle da soli, ragazzi, tipo da soli potete rubare le auto, quindi non è proprio necessario l'aiuto dei vostri amici, e inoltre i guadagni saranno molto più alti e più veloci. Inoltre c'è anche, diciamo, il vantaggio che facendo queste missioni sbloccherete anche le missioni per veicoli speciali. Sbloccando le missioni per veicoli speciali otterrete anche sconti sui veicoli speciali, che devo dire ora sono molto utili per fare queste nuove gare stunt per veicoli speciali. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se siete indecisi su come investire i vostri denari e su cosa investire i vostri denari, il mio consiglio è appunto i magazzini di auto per importarli ed esportarli. Inoltre, un ultimo consiglio che vi do per fare soldi su GT Online è quello di approfittarne dei vari bonus, dei vari doppi soldi e doppi RP che rilascia la Rockstar attraverso i vari eventi, eccetera. Quindi, come farete a sapere quali saranno le attività che porteranno per esempio doppi soldi e doppi RP? Bene, basta andare sul social club, ragazzi, e lì la Rockstar Games aggiorna sempre le sue news. Non so adesso quando vedrete questo video, ma tipo ora ci sono doppi soldi e doppi RP per le gare per veicoli speciali. Quindi, ragazzi, addirittura se arriverete primi guadagnerete circa $40,000-$50,000, e devo dire che per fare una gara di, non so io, 5 minuti e guadagnare $50,000 in 5 minuti, cioè pensate quante gare fate in un giorno e pensate a quanti soldi potrete fare in un giorno. Quindi diciamo che i metodi per fare soldi, ragazzi, ci sono. Non vi perdete nelle attività inutili, ragazzi, vi consiglio di sfruttare adesso le importazioni e le esportazioni di auto in free mod. Fate attenzione ovviamente ai giocatori, perché i giocatori, se vi distruggono le auto da importare mentre le state vendendo, mentre le state importando, perderete l'auto e quindi, ragazzi, perderete tempo, eccetera, e potrete perdere anche denaro. Quindi fate attenzione, fate queste missioni nelle sessioni dove c'è pochissima gente, eccetera. Quindi non parlo soltanto delle importazioni e esportazioni auto, ma parlo anche di qualsiasi altra attività, tipo per esempio quella da Centauro oppure quella di vendita e acquisto merci. Niente, ragazzi, io spero di essere stato abbastanza chiaro nei miei consigli. Se qualcosa non è chiaro, ovviamente potete farmi domande sotto nei commenti oppure inviarmi messaggi in chat privato su Facebook, troverete il link della mia pagina in descrizione. Niente, io spero che questo video vi sia stato utile. Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.